Buongiorno, benvenuti a TG2000. Nuovi raid di Israele sul Libano. Da questa mattina sono stati colpiti più di 100 obiettivi di Hezbollah nel paese dei Cedri. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut è di almeno 15 morti e 56 feriti il bilancio degli attacchi. In mattinata le forze israeliane avevano fatto sapere di aver intercettato un missile terra-aria sparato dal Libano verso il centro di Israele, vicino a Tel Aviv. Raggiungeremo la vittoria, non abbiamo dubbi, lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista alla TASS dopo il suo arrivo a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU. Ci siamo veramente uniti di fronte alla guerra che l'Occidente ha scatenato contro di noi per mano degli ucraini e l'Occidente deve capire che questa guerra sarà persa, ha affermato il capo della diplomazia russa. Ieri sera il discorso della Premier Meloni all'ONU ribadisce il diritto alla difesa di Israele, lanciando un appello a Tel Aviv a rispettare il diritto e a tutelare i civili, ma nel discorso della Premier anche la richiesta del rilascio immediato degli ostaggi e l'auspicio di una nuova leadership palestinese, il rinnovato sostegno all'Ucraina e l'invito alla comunità internazionale ad alzare la voce in Venezuela. Strage nel centro di Nuoro. Il bilancio provvisorio di 3 morti e 4 feriti. Un uomo ha aperto il fuoco dentro casa con l'obiettivo di sterminare l'intera famiglia. Ha ucciso la moglie e la figlia maggiore per poi sparare anche contro i due figli più piccoli, uno dei quali è in gravi condizioni. Poi è uscito di casa, sul pianerottolo ha incontrato un vicino di casa e ha sparato pure contro di lui, che ora è ricoverato in gravi condizioni. La furia omicidia è continuata con l'uomo che ha raggiunto casa della madre e ha sparato pure contro di lei. La donna è rimasta ferita alla testa, poi l'autore della strage si è tolto la vita. La scuola cade a pezzi, record di crolli, nell'ultimo anno il 60% degli edifici è inaccessibile ai disabili, sono stati 69 i crolli tra settembre 2023 e oggi. Secondo il report di Cittadinanza Attiva, il 22esimo sulla sicurezza a scuola. È il numero più alto degli ultimi 7 anni e a proposito di scuola la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la riforma del voto in condotta e della valutazione alla scuola primaria. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso la sua soddisfazione per l'approvazione della legge. Maltempo è proseguito tutta la notte. Il lavoro della Protezione Civile della Toscana con i volontari e tecnici per portare soccorso ai cittadini costretti ad abbandonare le proprie case per il pericolo di crolli dopo gli allagamenti. Ancora nessuna notizia dei due dispersi, un bimbo di 5 mesi e la nonna. Oggi ancora allerta gialla in molte regioni del paese. Il passaggio di perturbazioni atlantiche proseguirà fino al weekend. Il Papa e il diavolo ci tenta. Con tecnologia e superstizione non si parla con lui, si caccia via. All'udienza generale, la 500esima dall'inizio del pontificato, Francesco avverte che il diavolo è astuto e ci fa credere che non esiste. Invece si cela dietro magia, astrologia, occultismo e tutti gli altri strumenti moderni gli offrono innumerevoli mezzi per farci cadere in tentazione. Calcio parte stasera. Una rinnovata Europa League. Prima squadra italiana a debuttare nel nuovo torneo è la Lazio, impegnata in trasferta contro la Dinamo Kiev. Domani toccherà la Roma in Spagna contro il Bilbao. È tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione del TG2000 alle 18:30. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.